Era il 1865 quando per la prima volta a Chieti si aprivano le porte dell'Istituto Tecnico Ferdinando Galiani nella splendida cornice di Villa Frigeri. A 150 anni dalla sua nascita, l'istituto decide di celebrare 4 giornate per ricordare da un lato gli ex allievi come l'ex presidente della regione Giovanni Pace, Enrico Rispoli, Roberto Mascarucci e anche l'attuale questore di Milano Luigi Savina, 4 gli indirizzi delle giornate: architettura, amministrazione, finanza, turismo. Nella giornata conclusiva invece l'attenzione è stata puntata sulla legalità, un messaggio importante da diffondere alle nuove generazioni. Come Consiglio Superiore della Magistratura abbiamo stipulato un accordo con il MIUR, un protocollo d'intesa con il Ministro Giannini per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole, prevedendo una partecipazione strutturata, organizzata dei magistrati nelle scuole italiane. A mio vedere c'è un motivo che forse più di altri può farci sperare nel futuro, e cioè quello in base al quale costituisce una condizione essenziale per garantire crescita e giustizia sociale, equa distribuzione delle opportunità per il presente e per il futuro. E questo valore, direi così, di convenienza, considerare il rispetto delle regole un valore e non un ostacolo.